Allora, mantenere una certa brillantezza per tante partite giocando ogni 3 giorni non è mai facile. Credo che siano partite poi anche praticamente complicate perché il 3-0 fatto subito contro l'Entella, logico che ti ha tolta un po' di tranquillità. E in ogni caso questa è sempre la miglior difesa del campionato. Ha fatto 14 punti solo fuori casa perché in casa non ha mai vinto. E il trend va avanti da dopo il lockdown. Quindi è una partita che fuori casa, è una squadra che fuori casa fa meglio che in casa. Hanno degli automatismi che ancora non abbiamo. Gli automatismi che se poi tu non hai appunto una brillantezza, perché veramente abbiamo fatto 6-7 partite ogni 3 giorni e spesso con gli stessi giocatori, è logico che poi dopo ancora di più vai in difficoltà. Credo che la squadra abbia provato a vincere, la dimostrazione è l'ultimo quarto d'ora, perché insomma hai creato un gol annullato per poco, hai preso una traversa, hai avuto con Zita un'altra occasione importante e anche all'inizio della gara con Gallano hai avuto un'altra occasione importante. Quindi credo che non è che tante volte perché si chiama Cosenza sia più semplice delle altre. La partita che abbiamo sbagliato era quella con l'Entella, non questa. Questa viene un po' frutto, è figlia di quella partita dove se tu magari fai gol al 90esimo dici una squadra che poi ci tiene, ci prova fino alla fine. Ecco, mister, buonasera. Ha Buonasera. pensato, dopo l'espulsione di Bittante, di cambiare magari sistema di gioco mettendosi a quattro? È chiaro che, secondo me, io l'ho sempre detto, lei non è d'accordo, i numeri non fanno la differenza perché è sempre una questione di distanza tra i reparti. Però ha pensato a questa ipotesi per un momento? Ma ho pensato, per esempio, l'avevo fatta anche a Chiavari, però cioè, non è facile, i numeri sono frutto di un lavoro, al di là che è di qualcosa che in settimana provi, non è che basta dire un numero e buttarli in campo, perché ci sono dei meccanismi, dei automatismi, soprattutto poi una difesa a 4, a 3, a 5, come si vuol dire, che vanno codificati, perché contro una squadra che fa del contropiede sul punto di forza bisogna sempre in ogni caso stare attenti. Sono tutte situazioni che uno può anche proporre, però non dimentichiamoci appunto che noi stiamo giocando ogni 2 giorni e tante volte li usi solo o quasi esclusivamente per recuperare, per dare un'impronta tattica. E quindi è logico che magari certe sfumature, certe qualità nello sviluppo della manovra, in questo momento magari ci può essere che vengano meno. Cioè, voglio dire, scusi, proprio velocemente, quindi non ci ha pensato per niente? Questa era la domanda. Ma io ci penso sempre, ogni partita, l'ho detto, anche l'altra volta con l'Entella ci siamo messi a 4 dopo un certo punto. Però bisogna anche mantenere certi equilibri e certe. In ogni caso non porterà a casa una sconfitta perché le occasioni nel secondo tempo, per come la vedo io, in ogni caso ne ha create 4-5 importanti, magari raggruppate in un ultimo quarto d'ora, però anche è anche vero che le ha create. TV 6. Abbiamo messo un ragazzo che non ha mai provato neanche da centrale, Gut, quindi secondo me ha fatto anche una buona gara. Abbiamo guadagnato qualcosa nella catena di destra perché invece Balzano è più esperto, magari si è passato qualche volta in meno per il centro, pertanto in quel momento il centro era abbastanza intasato e è sviluppato poi nel tempo dopo più sulla catena di destra. Sono partite dove tutti poi gli altri sono anche bloccati là, quindi è logico che gli spazi vanno a diminuire. Per come stavamo giocando, per me dovevamo ancora di portare a casa qualche cross in più, qualche corner in più. Invece, a volte abbiamo un po' esagerato nel far girare palla attorno all'area, però senza poi portare a casa poco. Però sono sempre squadre, loro hanno una caratteristica che cercano tutti i giocatori di gamba e quindi sono sempre squadre che anche a buttare la palla avanti, se non sei messo bene con le attenzioni giuste, con le marcature preventive giuste, magari rischi anche di pigliare delle ripartenze.
Certamente c'è da migliorare da tutti i punti di vista, però credo che come impegno, come voglia di fare la partita, ai ragazzi, almeno io personalmente, non riprovo nulla. Buonasera mister, intanto come sta Bocchetti, perché è uscito, abbiamo visto che si teneva la coscia, volevamo sapere se aveva notizie in merito, e poi in vista della prossima gara, che è l'ultima e poi ci sarà la sosta, ritornando alla questione modulo, nella sosta penserà a trovare definitivamente un'altra soluzione rispetto alla difesa 3 o continuerà a 5, a 3 come preferisce? O continuerà anche dopo la ripresa con questo modulo? Grazie. Ma Bocchetti credo che abbia avuto, anzi, anche senza che un problema muscolare, poi l'entità verrà valutata nei prossimi giorni. Sul discorso del modulo, intanto pensiamo a sta partita, poi anche questa partita darà ulteriori indicazioni. L'idea di avere due moduli ce l'ho nella testa, però insomma intanto pensiamo a sta gara e vediamo come prepararla nel migliore dei modi. Poi dopo quella sosta non è che c'è tantissimo tempo in più, però almeno una qualcosa in più per poter iniziare anche a fare riflessioni diverse. Tutto Sport. Mister, buonasera. Intanto le volevo chiedere se Seter ci ha parlato, perché l'impressione che io almeno ho avuto è che non la tocchi la palla sul gol di Galano. E poi le volevo chiedere, diciamo che la partita di oggi, come quella con l'Entella, forse ha fatto registrare un passo indietro del Pescara come atteggiamento sulla partita, come prendere la partita in mano, come aggredirla da subito. Cioè la partita di Ascoli, la partita con il Monza, sono state partite molto più aggressive come intensità, come impatto, coinvolgimento da parte della squadra. Le sembra che c'è un passo indietro da questo punto di vista, quindi Seter la prima e atteggiamento la seconda. Grazie. Sì, l'ha toccata, ha detto che sulla prima palla, sull'occasione del rigore, l'ha toccata Seter. E sul secondo, il discorso è sempre questo, è quello che ho detto prima, se tu fai giochi ogni tre partite, ogni tre giorni una partita, non è sempre facile essere brillanti, perché il campionato di B è questa. Questa è una classica partita, secondo me, di Serie B, dove gli episodi potevano andare meglio, ma dove li hai creati, e dove però rischi anche di avere sempre squadre che nella ripartenza ti fanno male. È una classica partita di Serie B. Dopo quel tipo di atteggiamento, di essere aggressivi, l'abbiamo visto che a volte ce l'abbiamo, però appunto non è sempre così facile riuscire a lavorare su intensità. Faccio un esempio: Seter non si allena da tempo, Memushai ha fatto una settimana con pochi allenamenti, anche se ha fatto una partita. Però sono tutte cose che magari a livello di brillantezza, di andare a aggredire altri, non è così sempre poi facile. Ci sono delle situazioni che bisogna anche interpretare per come vengono nel momento. Il forcing finale, secondo me, è un forcing fatto bene, con equilibri, perché appunto abbiamo fatto un po' mezzo errore nella loro ripartenza, però sul resto hai creato quello che poteva portarti alla vittoria. Mister, non so se posso... posso? Oh, ok, perfetto. Io le volevo fare questa domanda. Al netto di quello che ha detto lei poco fa, non ho nulla da rimproverare, anche se c'è da migliorare, ma non ho ben capito. È un pareggio comunque che la soddisfa, cioè è contento di quello che ha visto. Io le ho fatto prima quella domanda, meglio quell'osservazione, proprio per capire se era davvero soddisfatto di ciò che ha visto in campo. Poi la seconda, così poi lascio ai colleghi, il 4 si gioca, ma tra qualche giorno riaprirà il mercato. Questa squadra ha dei limiti strutturali evidenti e soprattutto ha un traffico incredibile nello spogliatoio. Credo che per lei allenare 30 giocatori, perché sono questi giocatori che finora sono andati al referto, credo che diventi anche un'impresa. Allora, sono soddisfatto dell'impegno dei ragazzi che ci hanno messo. Del risultato sicuramente non sono io, ma non è contento nessuno. Però come impegno, come tipo di voglia di anche di risolvere i problemi in campo, sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. Poi dopo appunto penseremo a questa partita. Sul discorso mercato, il presidente già qualcosa ha detto, quindi non è che si sta nascondendo dietro un dito, quindi poi dopo se ne parlerà. E sul discorso dei 30 ragazzi, è vero che non sono pochi, però è anche vero che veramente tutti si stanno mettendo a disposizione, anche chi non ha trovato spazio
fino ad oggi, che magari viveva spesso in tribuna. Quindi questo mi aiuta, logico che poi devo fare delle scelte, e questi sono allenamenti ancora un po', tra virgolette, anomali, perché tante volte per un gruppo è scarico, per un gruppo è lavoro. Quindi non è settimane tipo vere e proprie, ne abbiamo fatto solo una ed era da prima. Quindi per i ragazzi fino adesso abbiamo lavorato per quello che è stato possibile, bene e con l'atteggiamento di tutti quanti giusto. Il problema è quando trovi gente che non ha l'atteggiamento giusto, ma qua non è capitato proprio con nessuno. Ecco, okay, mister, grazie. Le volevo fare una domanda, al di là dei numeri, perché non è questo il luogo adatto, e quindi i cambiamenti di sistemi di gioco e di moduli. Lei è l'allenatore, li vede tutti i giorni, ha perfettamente ragione, poi insomma si gioca, no? Ogni tre giorni non è facile, c'è anche un problema di condizione evidentemente fisica. Però la domanda è questa: perché il Pescara in 11 contro 10 non ha convinto nei primi 30 minuti del secondo tempo? Perché sono partite diverse. Quando faccio un esempio, sia col Monza sia oggi, con una superiorità numerica abbiamo fatto meno bene, in maniera diversa, perché col Monza addirittura ci siamo abbassati, e oggi invece insomma non si vedeva l'uomo in più. Però appunto la qualità della manovra tante volte fa parte di idee provate che non sono ancora tanto provate, e di una velocità della palla che è frutto appunto di certe sicurezze che ancora noi non abbiamo. Continuo a dirlo dall'inizio: preparare la partita dal punto di vista difensivo è molto più facile, perché i riferimenti, le idee chiari e la fai. Dal punto di vista offensivo ci vuole una velocità di pensiero che ancora noi non abbiamo, che una partita come questa magari è stata anche accentuata da una stanchezza dovuta ai vari incontri. Però appunto continuo a dire, io non è facile, abbiamo avuto in ogni caso 3-4 situazioni importanti, e il Cosenza ha preso 12 gol in 16 partite, quindi non è che trovavamo l'armata Brancaleone davanti, abbiamo una squadra che in ogni caso ha delle certezze, frutto non solo di quest'anno ma anche degli ultimi mesi dell'anno scorso. Le certezze sono quelle che ti danno spesso e volentieri la velocità di pensiero, e noi dobbiamo ancora crearcela nel campo. Mister, non so se posso... Ah, scusami Andrea, perdonami. No, prego, prego. Ha avuto un buon impatto, ma è vero, tutti e tre, tutti, chi è entrato bene, anche lo stesso Antonio, insomma, hanno fatto tutti, sono stati loro proprio a rialzare i ritmi e ricreare appunto i presupposti per creare delle occasioni. Il discorso di... lui ha un ruolo un pochino particolare, perché è più un esterno, in un modulo dove gli esterni non ci sono, quindi non è sempre semplice trovargli una collocazione. E nell'arco di quel quarto d'ora, 20 minuti, gli abbiamo anche cambiato 2-3 volte collocazione, proprio perché per capire come metterlo a disposizione. Partendo dal presupposto che il suo atteggiamento è fantastico, e è stato uno che fino adesso non ha mai avuto l'occasione, però si è sempre allenato benissimo, fino anche ieri, per dire, che era un po' che non giocava. E quindi questo è il calcio: quando hai poco tempo per provare, tante volte vai anche su certe scelte sicure, perché fare esperimenti possono anche costare caro, però alla fine quello che dico ai ragazzi è sempre di tenere duro e di aspettare l'occasione. Lui è entrato bene, è entrato al posto di Memushai, e Memushai non ha fatto una brutta gara secondo me, anzi, quindi non è che... Bisogna anche capire poi dopo come trovare certi equilibri, perché Maldifiori era fresco, perché era entrato, Buselato era fresco, i due attaccanti in ogni caso sono attaccanti che se stanno bene vanno tenuti in campo, perché ma anche se non stanno bene, perché hanno certe caratteristiche, bisognava riuscire a trovare una collocazione nuova. Quindi quando parlavamo di provare qualcosa di nuovo, non abbiamo provato con la difesa 4,
ma l'abbiamo provato mettendo dentro lui prima a destra, poi a sinistra e poi addirittura come mezza punta, proprio perché tante volte le soluzioni devi provarle mentre giochi, perché non hai né amichevoli né allenamenti per provarle diversamente. Se posso, chiedo all'ufficio stampa se posso intervenire sul... Ah, perfetto. Io volevo chiedere questo, questa domanda. Lei poco fa ha detto giustamente il Cosenza è la propria identità, non avevamo davanti l'armata al Brancaleone. Io sono d'accordo, però in una sfida così importante, cioè, se il Pescara non vince, non prova a vincere partite del genere, io parlo sotto il punto di vista mentale, io credo che c'è da preoccuparsi parecchio. E comunque davanti non c'era una squadra irresistibile, sì, organizzata, senza ombra di dubbio. Io gli ho sempre dato il merito per quello che ha fatto mister in questo mese, insomma ha dato una bella spiazzata a questa squadra, però c'è un'involuzione palese nelle ultime due partite proprio a livello mentale. Cioè, se una squadra non ha il coltello tra i denti in una partita del genere, io fossi l'allenatore mi preoccuperei in futuro, perché insomma poi il calendario sappiamo che non sarà così clemente come poteva essere contro due squadre, forse Lentella leggermente più forte a livello tecnico del Cosenza, ma sinceramente sì, non è l'armata Brancaleone, ma io non ho visto questa squadra irresistibile davanti al Pescara. Allora, è la miglior difesa del campionato, credo che già voglia dire qualcosa. Secondo me noi abbiamo sbagliato la partita di Chiavari, non questa, perché questa, tanto perché quella di Chiavari, oltre che toglierti un punto, ti ha tolto anche un po' di tranquillità e ha un po' fermato quello che era il processo di sicurezza anche che stavamo avendo dopo le partite fatte in casa. Ma la Serie B è questa, magari vinci col Monza e rischi di far più fatica col Cosenza, perché i valori sono altamente livellati, a dimostrazione che adesso l'Ascoli non ha mai vinto, la settimana scorsa ha vinto con la Spal, che la Spal è una squadra della Serie A. Quindi cioè, sono partite che in ogni caso vanno giocate con certi equilibri, e occasioni ne ha avute, non ne ha avute 20, però se andiamo a vedere i tiri in porta credo che non sono neanche pochi, come ne hai fatti tantissimi in tante altre partite, tranne appunto Chiavari, che è l'unica vero grande partita sbagliata da me e da tutti i ragazzi. Questa credo che sia, fa parte di una gara che è importante anche non perdere, perché se tu perdi con Cosenza allora diventa veramente un problema serio. Noi siamo ancora in una fase di conoscimento, di crescita, di costruzione. Non è facile dire, cioè, come dopo il Brescia che eravamo bravi, ma io ho detto subito, non è che funziona così. Il campionato, e soprattutto quello di Serie B, non è mai una linea retta, va un pochino ad alti e bassi. L'importante nei bassi è riprendersi subito e far sì che appunto che ci sia ugualmente una crescita. Io oggi era una partita che secondo me non era per niente facile, e non abbiamo portato gli episodi, non li abbiamo concretizzati, però li abbiamo portati quasi tutti dalla parte nostra, che è la cosa più importante. Posto? Grazie. No, anche per dire come la penso sulla partita, che forse magari non è chiaro perché abbiamo fatto delle critiche, però in realtà io ho visto un buonissimo primo tempo, almeno i primi 25 minuti l'approccio mi è piaciuto tantissimo. Ecco, la mia riflessione era sulla seconda parte, in 11 contro 10, ecco lì probabilmente l'atteggiamento non mi ha convinto, ma forse, come dice lei, ci sono ancora le scorie di questa pessima prestazione di Chiavari che magari possono aver influito, se non ho capito male, sintetizzando. Certo, sì, ma quella è anche una brillantezza che dopo 6-7 partite fatte ogni 3 giorni è logico che non è più quella di prima. Poi con giocatori che, a di là del numero di partite, a volte hanno avuto anche qualche piccolo problemino fisico, penso a Seter, penso a Galano, penso a Memushai, che a maggior ragione ti toglie quel tipo di brillantezza nei giocatori che poi quando ce l'hanno fanno più la differenza.